Eccoci, Stefano Cagol a Palazzo Grassi, oggi per un'altra manifestazione, ma insomma abbiamo l'occasione di incontrarlo e siccome lui è stato uno degli artisti più amati durante la Biennale, con quel suo video direi totalmente poetico e silenzioso nella chiesa San Gallo, una ex chiesa che ha visto una mostra 2 anni fa della Biennale altrettanto incredibile con i video di Bill Viola. E dunque, cosa ne dici te di questa sua presenza così interessante e per te credo così appagante? Beh, devo dire che diventa sicuramente un punto non di arrivo ma di partenza, diciamo. Tutti, già 15 anni almeno che lavoro come artista, dopo appena finito Brera ho subito iniziato a fare artista contemporaneo. Adesso, dopo 40 anni, fare questo progetto a San Gallo e in questa condizione e poi con un lavoro che ho sentito molto, è stato veramente l'appagamento veramente di grandi sforzi e comunque fa capire che anche perseverare ripaga e sono veramente felice. La cosa che colpiva di più nel video era questa atmosfera rarefatta e questo silenzio. Cosa trovi te in questa rappresentazione artistica nel video? Perché ci sono diversi modi per raccontare l'arte. Quella anche più, non dico difficile, ma molti pensano incomprabile, ad esempio. Certo. O poco fruibile, uno dice prendo un quadro, lo attacco al muro, una certo. Scultura, la guardo, un'installazione va bene, già più complicato, ma un video è ancora più complicato. Il video è forse è una delle forme più potenti ma anche più difficili, proprio dal punto di vista del mercato è difficile, ma proprio per questo diventa ricerca, diciamo, stato puro. Diciamo che quando si lavora col video non si pensa al fatto di avere un grande ritorno economico, ma la cosa importante è quello che uno riesce a dire attraverso il video. Il video è molto potente, proprio questo fatto di essere in movimento, vabbè, comunque dal cinema in poi, comunque il suono, il plurisensoriale, quindi diventa veramente molto molto interessante. E diventa uno degli aspetti comunque del mio lavoro, quindi lavoro con tantissimi mezzi, sono un artista, come si dice, variegato e utilizzo tutto quello che mi serve, però il video rimane per me comunque il mio medium per eccellenza. E cosa hai voluto raccontare con questo tuo video così particolare a San Gallo e alla Biennale? Ero ai confini del mondo, oltre il circolo polare artico, per un progetto di artist in residence, perché ormai gli artisti viaggiano come gli esploratori e questo discorso del confine per me è molto importante anche rispetto anche alla mia regione di provenienza. Vivo tra Austria, Italia, le Alpi, questa idea di proprio viene molto da questa mia idea di Tirolo e di montagne, di Alpi e di questo confine fra nord e sud, fra la Mitteleuropa e l'Italia. E quindi vado a portare avanti questa idea comunque di tentare di dialogare e comunque anche questa idea di meditazione, perché c'è molta meditazione nel lavoro di concilio. Infatti ho solito prendere proprio questo nome, concilio. Concilio che in questo caso va a parlare di opposti, perché c'è il fuoco e c'è il gran gelo, l'opposto dell'uomo rispetto al nulla. Metafora degli opposti, però di una convergenza unica dell'essere in sé, del vivere. Quindi sicuramente comunque è un'opera che si apre anche a grandissime letture, discussioni. Anche perché prevalentemente il colore del ghiaccio, che tutti pensano bianco, bianco non è, e certo. Il fuoco, un contrasto che vogliamo dire può essere banale, certo. Se non realizzato in una forma molto poetica come sì, hai fatto tu. Sì, perché è proprio, ma in fondo è proprio queste cose che sembrano così semplici,
si possono trovare le cose più interessanti. Proprio e poi la luce del video è eccezionale proprio per questo fatto di avere questo twilight incredibile di mezzogiorno, ma dove non c'è più il sole, e quindi questo blu, questa luce blu-viola e con la neve, il ghiaccio, il vento, è veramente molto molto speciale. Progetti per il futuro, come ultima domanda? Parto domani mattina per Amsterdam, sono qui di passaggio domani a Amsterdam e sabato inauguro, e a gennaio farò un altro progetto a Amsterdam, ancora più interessante perché sarà un progetto arte pubblica alla Western Park, Culture Park di Amsterdam, 12 gennaio per chi viene a Amsterdam. Grazie mille, grazie.